Max Rigano del comizio.it. Allora, Raffaele Bonanni ha dichiarato oggi che in realtà i posti di lavoro che sono stati creati sono li ha definiti una partita di giro, cioè molti CoCoPro sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato, ma non si è creata nuova occupazione. Volevo un commento a quanto è stato dichiarato. Grazie. Per una parte è sicuramente vero, peraltro era ed è uno dei nostri obiettivi, di cui ho parlato prima ragionando di pensioni e previdenza. Noi pensiamo che per quelle tipologie di lavoro dove ci sono le condizioni di avere un lavoro stabile sia bene trasformare i CoCoPro piuttosto che le partite IVA che non sono effettivamente partite IVA in contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato. Perché questo, oltre a dare tutte le garanzie e le condizioni, produce anche dal punto di vista previdenziale un miglioramento delle condizioni. Io credo che questo sia un elemento utile al nostro mercato del lavoro perché veniamo da una storia dove la precarietà o la precarizzazione dei rapporti era accompagnata anche da un livello di costo di quelle tipologie di contratto che era più basso. La somma di meno vincoli, meno obblighi e costi minori ha fatto esplodere quel tipo di situazione. Noi sappiamo che servono contratti eterni, che servono contratti flessibili, quindi non siamo contro questa idea. La cosa che noi cerchiamo di produrre è il fatto che ci sia un dato di regolazione e di convenienza che fa sì che l'impresa decida in maniera consapevole che può avere un contratto a tempo determinato che ha un costo, che è un po' più alto di un contratto a tempo indeterminato, possa invece avere un contratto a tempo indeterminato che ha un vincolo in più ma ha un costo in meno. E liberamente l'impresa sceglie e il lavoratore sceglie quale tipologia di contratto applicare. Ministro, scusi, rispetto alla risposta che ha dato prima Può dire sui dall'altra parte. guadagni TIR di Monte Carlo, la domanda è la seguente: Boeri ha detto che la proiezione degli attuali nati nel 1980 è quella. Vorrei capire se ha detto una cosa vera oppure no, se alla luce della vostra riforma secondo lei non sarà così oppure se sarà così. Se la percezione della sede, visto che comunque c'è la differenza anche tra retributivo e contributivo, credo sia in forza anche di quello che questi assegni sono stati calcolati con un 25% in meno rispetto agli attuali assegni. Che hanno segnato 1978. Magari 25% meno. Io parto dal presupposto che il presidente Boeri, quando fa questa affermazione, abbia fatto tutte le considerazioni e valutazioni che gli elementi che sono forniti dall'istituto gli consentono di fare, quindi da questo punto ha ragione. Io dico che presumo perché è un'affermazione che ha fatto lui e Sì. quindi io non posso. Quindi lei non è in grado di smentire il dato del ministro Boeri, questa è la risposta. No, mi chiedo scusa, è un lapsus Non è che proibitivo. No, no, non ho nessuna intenzione né di smentirli né di confermarli perché il presidente Boeri, il presidente dell'INPS, e in quella sede ha espresso una valutazione che io considero che abbia fatto certamente a partire da tutti gli elementi di informazione che aveva per poterla fare.